Buongiorno, Marco Carraro è a vostra disposizione per domande in questa conferenza stampa che precede la partenza per Cremona. Chi parla? Franco Segreto, Corriere dello Sport, prego. Buongiorno Carraro. Io volevo chiedere questo. Io ricordo un Carraro sin dalle giovanili, Padova Inter mi pare, no? Sempre in funzione di play. Qualcuno degli addetti ai lavori, mio collega, ti aveva definito il nuovo Verratti o il Pirlo, ti associavano. Forse tu più a Pirlo. Però poi qui a Cosenza ti ho visto giocare più volte da mezzala. Il tuo rendimento fin qua non è stato dei migliori, dobbiamo essere onesti. Solamente nell'ultima parte, nella prima parte ti ho visto bene. Questo fatto di aver giocato mezzala ha potuto influire quanto sul tuo rendimento? Perché io ti conosco da play, buona visione di gioco, ottimo sinistro. Grazie. Sì, allora hai ragione sul fatto che ho sempre fatto il play in questi anni, però non ti nascondo che quest'anno mi sono trovato bene anche mezzala, giocando assieme a Luca comunque mi sono trovato bene, soprattutto le prime 10-15 partite, poi abbiamo avuto un calo generale, secondo me è dovuto non ai singoli, ma comunque la squadra ha avuto un calo generale, quindi le prestazioni sono venute un po' meno bene rispetto all'inizio, però penso che in una situazione come quella di quest'anno l'importante sia mettersi a disposizione delle scelte dell'allenatore. Chiunque scende in campo è giusto che dia il massimo in qualsiasi ruolo ti venga chiesto di fare. Sì, ho sempre fatto il play, poi questo. Sì. Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Salve, più o meno il motivo è lo stesso. Noi cerchiamo di spiegare e di capire il perché dei 15 punti di Zafferoni fatti di botto e poi questo vuoto. Io ho visto che magari a volte il fatto di giocare di fianco a Palmiero ti crea tanti problemi. Visto giocare con il Benevento a Mazzagrandi, a mio avviso, con le due mezzale ai lati rendi molto di più. Secondo me, secondo te, il Cosenza ha dimostrato sul campo di valere tanto quanto Lecce e Benevento, se non di più. Cosa potrebbe mancare adesso per mantenere questo ritmo? Sì, abbiamo dimostrato nelle ultime partite con le squadre, con squadre forti, vedi anche Lecce, vedi anche comunque Spalle, che lasciando stare la classifica, comunque un organico di ottimo livello, abbiamo dimostrato di potercela giocare, a patto che mettiamo in campo quell'intensità, quella voglia che va oltre gli aspetti tecnici e gli aspetti tattici. Se non ci metti quell'anima, quel cuore che abbiamo messo contro il Benevento, sicuramente non ci dovrebbe essere partita contro queste squadre, però se giochiamo con questo spirito qui, sicuramente ce la possiamo giocare. Walter Leone, Gazzetta dello Sport e Tifo Cosenza. Allora, buongiorno. Intanto credo che sia stato un po' l'argomento più dibattuto nell'arco della stagione, questa incompatibilità fra Tele e Carraro. Poi è chiaro che nel calcio i risultati, no, cambiano, modificano le prospettive, anche i giudizi, paradossalmente. Però il Carraro visto l'altra sera, sinceramente credo che sia stato in assoluto il miglior Carraro, non solo in fase propositiva, ma almeno ho notato una grande prestazione anche in fase di non possesso, nell'interrompere il gioco avversario, tant'è che Viviani secondo me ha sofferto e non poco, lo ha limitato rispetto a quello che magari ci si poteva aspettare da lui. Per cui questo è un argomento che hai già risposto in parte. E la differenza l'ha fatta l'approccio alla partita. E poi io ho notato una grande cosa, soprattutto dopo il gol di Camporese. C'è un gruppo eccezionale, perché vedevo i compagni di squadra che magari in questo momento non stanno giocando, rimangono in panchina, che hanno esultato più di voi che eravate in campo. Questa è la scintilla che potrebbe fare la differenza nelle ultime quattro partite. Sì, come dici
tu, c'è un gruppo che veramente ci tiene tantissimo alla causa, che dà il massimo ogni giorno. E poi ovviamente quando scendi in campo ci sono anche gli avversari e non sempre riesci ad attuare quello che provi durante gli allenamenti, però se impostiamo le partite come l'ultima, sicuramente possiamo dire sicuramente la nostra in questo finale di campionato, e sicuramente ce la metteremo tutta per salvare il Cosenza, che è l'obiettivo comune di tutti. Pier Giorgio Giorno, il DOT. Sì, buongiorno Marco. Un dato statistico: il Cosenza segna spesso con i difensori e con gli attaccanti, e a mio avviso sono mancati proprio i gol dei centrocampisti, tranne il gol tuo col Crotone su punizione. Ecco, perché non provate magari a tirare dalla distanza? Cioè, tu ce l'hai il tiro, però sono mancati proprio i gol dei centrocampisti. Non a caso siamo uno dei peggiori attacchi del campionato. Sì, su questo hai ragione. Sicuramente ci manca qualche gol con i centrocampisti. A volte non so neanche io dirti il motivo. Ci sono delle annate in cui magari qualcuno segna meno, qualcuno segna di più. Vedi Camporese che ha fatto più gol di un attaccante tra poco, quindi purtroppo capitano queste annate dove sembra un po' tutto strano, però l'importante è non mollare fino alla fine e star tutti uniti e pensare appunto a questo grande obiettivo che dobbiamo avere tutti quanti fino alla fine. Ancora Pippo Gatto. Parliamo della gara con la Cremonese. Cosenza ha giocato infrasettimanalmente, quindi potrebbe pagare un po' lo sforzo fisico. Come ci arrivate? Ci sono sì 4 giorni, però loro sono stati fermi una settimana. Come arrivate con una squadra che a mio avviso al momento è quella più in palla? Sì, sicuramente incontriamo una squadra che tecnicamente si presenta da sola, non ha bisogno di grosse presentazioni. Noi ci arriviamo secondo me in uno stato mentale ottimo che ci può far fare quella differenza e può colmare quelle difficoltà magari fisiche che potremo avere, anche se penso che la squadra sta bene e 3-4 giorni sono un periodo sufficiente per recuperare, ecco. Non penso che la squadra abbia problemi in questo. Va bene così? Grazie Marco, grazie a voi. Grazie. E ci rivediamo. Buona Pasqua.